Buongiorno, volevo fare una sottolineatura su un passaggio parlamentare molto importante che c'è stato ieri e che peraltro lo confesso a mio danno perché la mia assenza, insomma, non credo che sia stata notata, però io purtroppo non c'ero. Perché avevo preso con i militanti di Tortoreto l'impegno di vederli, e quindi mi sono fatto queste 4 ore e mezza di macchina Roma-Tortoreto-Roma con grande piacere per rivedere degli amici. La militanza è fatta anche di questo, insomma, e va sostenuta. Il passaggio parlamentare al quale mi riferisco è la veemente chiusa della replica del Presidente del Consiglio, in cui ha messo il suo predecessore Conte, con il suo predecessore diretto, che come sappiamo è stato Draghi, che diciamo tanto danno ha fatto, in particolare a noi, ma insomma, uno dei suoi predecessori, Conte, rinfacciandogli appunto il modo del tutto opaco con cui aveva gestito la trattativa sul MES. Ora, quella storia la sanno, credo, in pochi, come la sa chi l'ha vissuta. Ecco, la sottolineatura che volevo fare è che le parole del Presidente del Consiglio erano tutte giuste ed erano opportune. Va ricordato che in quel periodo il Presidente del Consiglio era alla guida di un partito di opposizione relativamente minore sotto il profilo dei numeri, non era al governo, non era nelle stanze in cui certe decisioni si prendevano alle spalle del Parlamento, non era neanche in maggioranza e conseguentemente non era neanche in quella parte della maggioranza che era all'opposizione del governo che stava tradendo il Parlamento. Quella minoranza della maggioranza che cercava di opporsi al tradimento del paese da parte di Conte, sostanzialmente, era fatta da Claudio, da me, da Marco, e da altri che non nomino, non perché non voglio attribuirgli dei meriti, ma perché sono in posizioni che devono restare, diciamo, schermate dalla critica politica. Quando si parla del famoso mojito, staccare la spina, com'è che si chiama quel posto là? Papete, d'accordo? Dimenticando peraltro che il discorso con cui si pose fine all'esperienza di governo giallo-verde era stato pronunciato a Pescara, e magari per qualcuno di quelli che ascoltano questo potrebbe avere un certo significato simbolico e sostanziale. Sì, va generalmente dietro, anche se si è di centrodestra, all'impostazione storiografica, diciamo, di quel periodo, data dagli operatori informativi più cialtroni e più malevoli, no? Cioè un Salvini politicamente rozzo ed ebbro di potere che commette un errore. Chi ha vissuto da dentro quel periodo sa una cosa molto, molto semplice. Noi vedevamo Conte che, privo di qualsiasi controllo e totalmente schiacciato su quella subalternità che poi nella nota intercettazione del suo dialogo con la Merkel egli stesso confessò, stava sostanzialmente cercando di tirarlo in tasca al paese,
incatenandolo al MES, con tutto, alla riforma del MES, con tutto quello che ne consegue, cioè con l'uso dei nostri risparmi per le banche della sua amica Merkel, di cui fra l'altro nel frattempo non si parla più, è scomparsa. Attenzione, perché tutti questi grandi statisti, tutti questi astri della politica europea, tutte queste persone che ci avrebbero difeso dal populismo, cioè da voi, si stanno sgretolando uno dopo l'altro. Guardate quanti voti avrà l'attuale presidente Macron alle prossime elezioni politiche in Francia. Forse non sarà votato neanche dalla sua mamma e neanche da quella che sembra la sua mamma. Quindi ci vuole pazienza e ci vuole memoria, perché una delle motivazioni per le quali, per quel che mi riguarda, d'accordo, nonostante per me la maggioranza giallo-verde fosse il migliore dei mondi possibili, tutti mi volevano bene, ero l'unico che conosceva tutti, ero una specie di, come dire, di super capogruppo in Senato, senza mai però montare in superbia e senza mai sorpassare il ruolo dei veri capigruppo, che erano da me al Massimiliano Romeo, e c'era, ed è per loro, per lungo tempo era stato Patuanelli. Uno dei motivi che mi convinsero che nell'equilibrio dei costi e dei benefici, perché quello di allineare il Parlamento al consenso che era stato espresso alle europee per il nostro partito era un'operazione rischiosa, vi ricordo che presupponeva che, come dire, Zingaretti anteponesse l'interesse proprio a quello del suo partito. Non so se vi ricordate com'era la storia, poteva essere per lui l'opportunità per derenzizzare, poi è successa una cosa diversa, furono gli altri che... non rientro in tutto questo, mi attengo a quello che magari non è poi così determinante, ma vi dà una visuale di che cos'era quel periodo visto da dentro. Quel periodo lì, che all'epoca sembrava così rivoluzionario, suscettibile di condurre ad un cambiamento nella politica italiana, e in cui mi trovavo bene, avevo un bel ruolo, quello di presidente della commissione finanze, vabbè, adesso ho fatto carriera, sono presidente di una bicamerale, ma insomma non sai mai, bisogna anche un po' vivere l'attimo. In quel periodo lì la cosa che mi convinse che tutto sommato i costi del proseguimento di quella esperienza erano superiori ai benefici personali per il partito, per il paese, di quella esperienza, era proprio la netta percezione che quel primo ministro stesse andando dritto e volesse fermare la riforma del MES. Cosa che poi la fece in un'altra occasione. Sì, col senno di poi si può anche ragionare, forse gliela si poteva far fare, ma ci sarebbe comunque stata una crisi dopo, perché noi della sua maggioranza, quel trattato non lo avrebbe comunque ratificato, la crisi sarebbe stata dopo. Se fossimo rimasti a sostenerlo dopo che lui avesse firmato come voleva fare, non so se mi spiego. E quindi c'è anche questo elemento qui che va considerato, cioè il problema della crisi cosiddetta del papete, che in realtà è stata la crisi di Pescara, non è stato il mojito, è stata un'altra cosa che comincia per M e finisce per S, è stato il MES. Questo nella cerchia ristretta di persone che si confrontavano con chi le decisioni le prendeva. Poi ci sono stati anche
slittamenti. All'epoca, per esempio, si riteneva che il MES, la Sciura Maria, non lo capisse. Quindi questa maledetta storia che voi siete troppo stupidi per capire quello che sta succedendo è quello che poi ci impedisce di dirvelo con trasparenza. Perché, cioè, a noi no, perché io, come vedete, vi sto parlando con assoluta trasparenza, però nei mezzi, nella linea, in realtà forse, diciamo, forse c'è qualcuno che non è sufficientemente attrezzato per dirvelo, ma non è che voi non siete sufficientemente attrezzati per capirlo, quindi forse il problema andrebbe affrontato da un altro lato, ma insomma non entro in questo perché non voglio essere né urticante né irrispettoso verso nessuno, chiunque ha diritto al nostro rispetto e ai suoi errori. Però, vedete, ora questa storia qui, ma il MES la gente non lo capiscono. Ora, questa storia qui si sbriciola oggi grazie al lavoro eccellente che ha fatto Claudio, che non so dove trovi il tempo per farlo, perché io oggettivamente il tempo per farlo, un lavoro simile di divulgazione così accurato, non ce l'ho più. E basti pensare che se un suo tweet su questo tema raccoglie 4 milioni di visualizzazioni, mi sembra evidente che si sgretola il discorso, che la gente queste cose non le capiscono, perché i casi sono due: o questi 4 milioni vengono solo dagli sciroccati che ci seguono, e allora però noi siamo seguiti da 4 milioni di sciroccati, non è poco, ragazzi. Oppure questi 4 milioni vengono da una platea più ampia, che non è necessariamente quella che si è raccolta intorno al blog Goofinomics, o intorno ai nostri account Twitter, e a fortiori va rispettata, significa che la gente il problema lo sente. Quindi forse oggi che siamo riusciti a dimostrare a chi comunica o prova a comunicare che voi certe cose lo capite, quel racconto lì lo si sarebbe potuto fare in un modo diverso, ma allora non era possibile farlo in un modo diverso e quindi si entrò in quella dialettica stucchevole, veramente molto stilizzata, molto, anche molto, sì, stilizzata e stucchevole, SS, che non sono mai due lettere che vanno bene insieme, insomma, tranne quando sono la provincia di Sassari. Stilizzata e stucchevole, noi siamo quelli del sì, loro sono quelli del no, cioè con l'idea che, fra l'altro, a me non piace di questa polarità tale per cui il sì ha una polarità, una valenza semantica necessariamente positiva e il no invece ha una valenza semantica necessariamente negativa e perdente. In realtà, in molti casi, dire di no, trovare il coraggio di dire di no, è segno di maturità e riuscirci è una vittoria. Dire di no al MES sarà una vittoria di chi questo discorso lo porta avanti da 12 anni, Lidia Undiemi, Claudio Borghi, io, Antonio Rinaldi, sarà una vittoria e sarà una vittoria per il paese, naturalmente, no? Certo, il discorso che ci sono delle forze che il paese lo bloccano e lo ingessano e delle forze che vogliono liberarlo, questo è un discorso che ha una sua concretezza, una sua solidità, una sua efficacia comunicativa, che però non può collassare sul sì e sul no. Io mi ricordo che la molla del noi diciamo sì, loro dicono no, noi diciamo sì, loro dicono no, venne caricata, 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 dopo l'episodio famoso del non firmiamo un cazzo alla fine del giugno del 2019, quando tutta questa energia costruita sul sì e sul no, sul sì e sul no, sul sì e sul no, poteva essere liberata in una decisione che andava spiegata in un altro modo, di porre termine a quell'esperienza, ci fu un singolo episodio, quello della moto d'acqua, per chi se lo ricorda, che spostò totalmente l'asse della comunicazione, vanificando il lavoro di costruzione di questa, come dire, tensione che avrebbe giustificato lo strappo. Ma quello che giustificava la tensione, quindi fra chi diceva sì e chi diceva no, la tensione fra chi voleva costruire e chi si opponeva, questo era lo schema comunicativo che molto visibilmente si stava costruendo. Ma il problema era un altro: Conte voleva tradire il paese, punto. E diciamo,
porre fine alla sua esperienza di premier era una cosa imperativa. E naturalmente all'epoca anche molti dei nostri non l'hanno capito. L'hanno capito dopo, quando Conte ha gestito il Covid, che cosa fosse Conte, d'accordo? E questo purtroppo noi l'avevamo capito prima, usando un'altra metrica, la metrica dell'interesse del paese come riflessa dall'adesione o non adesione a dei trattati internazionali suicidari per il paese. Altri l'hanno capito quando questo amico dei cinesi li ha rinchiusi in casa per buoni e cattivi motivi, con cattivi o pessimi risultati in comparazione con altri paesi al mondo. Questo è. Quindi, bene che sia stata raccontata la storia da chi era fuori e da chi, grazie poi alle ramificazioni di quel percorso, ha meritatamente guadagnato il ruolo di leader politico di questo paese, ma forse è anche utile che questa storia venga integrata dall'esperienza diretta di chi l'ha vissuta da dentro e che quindi con questo sguardo retrospettivo possa darvi una visuale di quello che poi sarebbe successo e del perché all'epoca successe quello che è successo. Bene, adesso aspettando che mi facciano entrare, vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima diretta.